chiamo Alessandra Brown e questi sono dei montage digitali che sono stati fatti tramite la sovrapposizione di due immagini fotografiche che derivano da due archivi differenti. A fotografare tutti gli oggetti che sono chiusi durante l'inverno e che perdono la propria funzione e in un qualche modo riecheggiano sempre l'estate, anche se sono completamente liberati dalla loro funzione nel momento in cui non c'è più nessuno che è sulle spiagge a viversi appunto la loro funzione. Dall'altra parte invece alla base c'è un altro tipo di archivio ed è un archivio intimo, familiare, l'album familiare, che ritrae tutte le persone della mia vita che sono cresciute in questo luogo e che hanno vissuto del turismo di massa che c'è appunto lungo la Riviera Romagnola. E quindi sono tutte testimonianze di persone che lavorano durante l'estate e che oramai sono diventati dei ricordi che mano a mano si sfumano sempre di più e rimane appunto soltanto questo ricordo evanescente che ho voluto mettere in relazione con questi oggetti che in realtà tornano uguali a se stessi ogni anno e quindi per questo che gli oggetti sono nitidi e hanno il loro colore, benché abbiano perso il loro senso, in un certo qual modo riecheggia il fatto che anche questi corpi hanno perso il loro senso perché non esistono più, ci sono persone che ormai non ci sono più. E ho voluto stampare su questo supporto che è il vetro, perché il vetro rimanda comunque sia alla sabbia, quindi c'è anche questo richiamo nel materiale. E mi piace chiamarli montage piuttosto che collage, perché il montage suggerisce l'idea che c'è il tempo a legare queste immagini ed è un tempo che può essere piegato, che può essere accorciato, che può condensare momenti diversi, un momento eterno come quello dell'oggetto e invece il momento della famiglia che mano a mano invece va a perdersi nel tempo, mentre invece il collage suggerisce che le cose siano unite assieme attraverso la colla e invece mi piace ragionare più sulla questione del tempo, che sia il tempo a tenere unito, un tempo molto particolare, non lineare come quello che siamo abituati a pensare.